Diamo il benvenuto a Cristiano Andreani. Eccolo. Ciao, il bardo della family Ciao. Di Valvola. Buonasera. Che è tornato a trovarci anche questa settimana. Buon C'è una storia in rampa di lancio dentro la quale, dentro le pieghe della quale scenderemo tra poco. Posso anticiparlo il titolo? Sì, assolutamente. Bellissimo. Terra cruda, buon vino e ossa d'elefante. Che io non bello. Ho idea di dove ci ma porterà, ma già ho voglia di sentirla. Sì, Prima però c'è l'appuntamento, quello che insomma ogni tanto capita ed è sempre molto interessante, legato agli eroi. Gli eroi della giornata. Sì, 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 eroi della giornata. Comunque. Ne abbiamo una manciata, se ho capito bene. Tra ne l'altro, abbiamo tre. Tre. Oh, okay. Bene, bene. Tra l'altro, fammelo dire a tutti quelli che ci stanno ascoltando: se seguite adesso il racconto che farà Cristiano dei tre episodi legati appunto all'eroismo della giornata di oggi, e poi avete voglia di dirci quale dei tre preferite, sì, sarebbe, come sempre, stileremo una mini classifica alla fine in base ai messaggi che arriveranno. Ma partiamo. Allora, questa sera la gara non è semplice, oh, ma bene. Come sempre, vado come ad illustrare i candidati. Vai, vai, vai. Allora, il primo candidato si chiama Roberto. Ok, Roberto, Roby, vai. È un ragazzo di 20 anni. Ok, bravo. E lavora in un'edicola e okay. Questa mattina ha esposto un cartello. Bene. Che vi leggo in, testualmente. Allora, buongiorno, mi chiamo Roberto, sono il vostro giornalaio, ho l'autismo, vi chiedo di essere pazienti. Ah. Allora Roberto che cosa ha fatto? Ha fatto che i suoi hanno un'edicola e anche lui voleva fare l'edicolante, ma diciamo che da stereotipo l'autismo è una di quelle malattie che ti isola dalle cose certo. normali, sì. ok? Sì. Roberto allora ha detto, ma senti un po', facciamo così, io adesso intanto spiego qual è il mio problema, certo. cioè quello che mi fa essere un po' più lento nella distribuzione del giornale, ok? E poi faccio l'edicolante perché mi va di fare l'edicolante. Certo. E quindi questa mattina all'apertura dell'edicola i clienti si sono ritrovati questo cartello, così da non doverlo costringere ogni volta a una spiegazione tediosa, certo. e via che va, e l'edicola aperto ha funzionato come tutti che i giorni bello. E secondo me Roberto è un eroe del giorno. Assolutamente. Perché secondo perché ha scardinato e ha fatto venire all'onore delle cronache un piccolo gesto che però intanto cambia la vita lui e può essere un buon esempio per molti altri. Molto molto bene anche dal punto di vista proprio dell'esempio. Sì, sì. Bravo, bravo Roberto, bravo, facciamogli un applauso. Grande Roberto. Il primo dei tre eroi del giorno. Oh. Però come vi dicevo la gara è dura, vado sul secondo. Sì. Il secondo è un signore che si chiama Vinicio Bulla, ha quasi 80 anni. Vive sull'altipiano d'Asiago ed è il proprietario di un'azienda che va molto bene, che nonostante tutto ha fatto degli utili. Bravo. Diciamo che ha messo da parte un bel cucuzzo, un bel gruzzoletto, no? C'è una cosa che lo può far star tranquillo. Ha 150 dipendenti e qualche giorno fa Vinicio si è chiesto se avesse senso avere un gruzzoletto in banca e con un'azienda inutile che funziona bene e continuare le cose in maniera normale, cioè lui paga i suoi dipendenti, certo. mette da parte il suo gruzzoletto, eccetera, eccetera. Allora ha pensato che lui questo gruzzoletto in banca non lo vuole tenere tutto lì. E che cosa ha fatto? Ha deciso di pagare tutti gli studi dei figli dei suoi dipendenti. Grande. Che grande. Quindi grande. Mense, scuola, bus, certo, libri. Università, certo. Non certo. ho parole. Si dice, adesso non parlano di numeri, ma ci è sembrato anche di capire che Vinicio non abbia questa necessità di farsi pubblicità. Però in media ha speso tra i 3.000 e i 6.000 euro per ogni studente, perché sapete che la carriera dello studente è una carriera costosa. Certo, certo. certo io certo. cosa io posso direi dire? Direi un applauso. Che grande Vinicio Bulla, altopiano di Asiago. Bravo, bravo, bravo. Veramente un bel regalo bella che storia. Ha fatto ai suoi dipendenti, un bel sì, esempio, sì, direi vero, ottimo. Vero. Bella, la stessa stregua di Briatore, insomma. Lascia stare. È dura stasera, è dura. Andiamo col terzo. Allora, adesso le due bocce sono vicino al boccino, ma arriva la terza boccia, quella pericolosa è Oltralpe. Okay. Andiamo in Francia, sapete che in Francia è un periodo che sono agitatini, sì, i francesi sì, quando si agitano sappiamo che sì. Beh, bisogna stare attenti. Ricordati la rivoluzione, le teste saltano ragione, e non in senso metafisico, saltano. Quindi, ecco, quelli si incazzano alla fine. Esatto, quindi... sappiamo anche che nei video, diciamo non ufficiali, abbiamo visto anche scene in cui si sono visti i poliziotti picchiare in maniera sì, abbastanza vero. Selvaggia vero. Gente disarmata che manifestava. Anche disabile, sì, ne abbiamo viste di tutti i colori. Ma in tutto questo c'è il nostro terzo candidato, un anonimo trombettiere
Già mi piace. Ok. Sì? Che si è messo a fianco di una fiumana di poliziotti in armata antisommossa. Wow. Okay. E con la sua tromba a cinque dita dalle loro orecchie che passavano sulla via, ha intonato la marcia di Star Wars. No, ma che grande, no, vabbè. Cioè quella che abbiamo in sottofondo. Esattamente. Cioè quindi... lui si è, c'era, immaginate questo corteo di poliziotti in tenuta antisommossa, pronti a cercare di gestire un Manganelli momento critico. Manganelli già lì. Ecco, ma... già pronti in rampa e lui che a fianco con la tromba suona la marcia della morte che nera grande. Di Darth Vader. Non è male. Un anonimo? È un anonimo nel senso che è sparito. Che però è già nei nostri cuori. Speriamo che non sia sparito in maniera definitiva, tra l'altro. Questa sera, se fossi De Luigi che imita Lucarelli, dovrei congiungere le mani e iniziare e con... Perché è una storia un po' intricata. È una storia un po' intricata che ha il suo inizio, ma anche la, non la sua fine, ma insomma il suo compimento in un paesino dell'entroterra della provincia di Pesaro Urbino. Mm-hmm. Il paesino si chiama Fratterosa ed è una perla deliziosa. Bellissimo. Abbarbicata nei colli tra la Val Cesano e la Val Metauro, così okay. Per contestualizzare. E qualche anno fa fui chiamato da una famiglia del luogo per valutare un progetto che avevano in mente. La famiglia era ed è la famiglia Venanti, che è una famiglia che fa mobili d'artigianato d'alta qualità a Fratterosa, una di queste imprese familiari da generazioni. E quando arrivo in questo posto bellissimo, la famiglia Venanti, nella persona di Zeno, mi spiega che ha in mente di avviare un progetto di vinificazione, una cantina. Okay. Ok? E fino a qui tutto normale, nel senso un progetto come se ne stanno facendo tanti. Certo. nelle colline marchigiane, se non che il progetto della famiglia Venanti ha dei valori aggiunti che lo rendono abbastanza particolare. Innanzitutto il progetto è già definito, cioè dove sarà la cantina, come vinificheranno, quali sono gli obiettivi, e hanno anche obiettivi importanti, tra cui quello di recuperare alcuni vitigni estinti della valle. Il progetto diventa molto interessante anche perché la struttura, come vi ho detto, di questa cosa è già definita, ma il progetto non ha un nome. La cantina non ha un nome, la cantina ancora non esiste perché non è stata costruita, nulla ha un nome, esiste solo questo progetto. E quando Zeno inizia a raccontarmi questa storia, dopo una prima riunione che facciamo, diciamo, nel suo ufficio, mi chiede di salire con lui in un mitico pandino 4x4 e cominciamo a scorrazzare nelle valli intorno a Fratterosa. Okay. E comincia a raccontarmi la storia di questo paese. Okay? Allora, Fratterosa è famoso, qui potremmo dire che più lo scrigno è piccolo, più il rischio che ci siano cose meravigliose è incredibile. Fratterosa innanzitutto fino alla fine dell'Ottocento si chiamava solamente Fratte, e le Fratte nelle nostre colline sono i cespugli che separano un campo arato da quell'altro. Okay. Okay? Il classico rovo. È stata poi chiamata Fratterosa perché la sera, quando il sole riflette sulle mura, quindi proprio sul mattone vivo, in quel posto lì in particolare il riflesso di luce tende a rosa, okay? Creando un effetto veramente unico, e per questo è diventata Fratterosa. E questo già basterebbe a rendere il luogo interessante e poetico. Ma quando arriviamo nel campo, che sarà il campo che oggi ospita effettivamente questa cantina, Zeno mi dice che questo campo viene chiamato questa zona che si chiama Campo d'Archi. Campo d'Archi? Allora si arriva in un entroterra marchigiano, in un campo arato, in mezzo ai poderi, alla campagna. Quando io ho sentito questo nome mi sono detto: ma che perché? Cosa c'è qui dietro questo nome qui? E Zeno mi fa: guarda, molto semplice. Quando i contadini lavoravano queste terre, spesso e volentieri venivano fuori dei residui, delle parti di frecce di archi. E io, come un vero ignorante, gli archi, le armi da tiro, sì, diciamo. Mi sono detto: ma di chi? Cioè di quale guerra? E lui mi fa: sono le frecce, gli archi, le armi dell'armata di Asdrubale. Ma dai! Wow! Quando mi ha detto così mi si è aperto un mondo. Beh, perché certo. Effettivamente io Asdrubale, con molti altri, l'avevo letto a scuola. Certo. Sapevo teoricamente che era passato da quelle parti, ma un conto è saperlo e un conto è realizzare. E allora cosa succede? Succede che cominciamo a fare questo giro bellissimo in queste campagne e scopro che proprio in quella zona lì Asdrubale ha preso una delle batoste più sonore, tant'è, così sveliamo uno dei primi tre nomi del titolo,
che tra i ritrovamenti che sono stati fatti in questi campi ci sono anche delle ossa d'elefante, perché come è noto, certo, Asdrubale, che era il fratello di Annibale e che in teoria sarebbe dovuto arrivare da Annibale per distruggere l'armata romana, si fermò in quella zona lì. Poi diremo anche perché. Abbiamo svelato, diciamo, parte del titolo, per spiegare il motivo per cui Asdrubale, diciamo, ha preso la sonora batosta, vi ricordo che se per caso Asdrubale avesse raggiunto effettivamente Annibale, sì, sarebbe potuto succedere qualcosa di talmente grosso da cambiare anche le nostre sorti attuali. Ma direi proprio, okay? di sì. Perfetto. Cioè, Cartagine, Roma, cioè, si cambiava allora, tutto. Asdrubale aveva un signore esercito, tra cui c'erano anche tantissimi soldati di Ventura, ok? E tra cui molti francesi, tribù nordiche, mettiamola così. Sì. Succede che a quanto pare anche all'epoca in queste zone si bevesse del buon vino, talmente buono che si dice, addirittura Tacito racconta questa cosa in uno dei suoi scritti, si dice che Asdrubale col suo esercito si sia tardato un pelino troppo per riprendersi diciamo dall'effetto del vino. Sì. Tanto da mancare il tempo giusto per entrare in contatto col fratello, essere intercettato da un battaglione romano ed essere annientato sulle nostre colline in maniera devastante. Devastante e quasi definitiva, sì. Si salvarono a quanto pare solamente questi francesi che facevano un po' da codazzo, insomma questi soldati prezzolati, che scapparono alla spicciolata sulle colline. Come sapete, in molte delle nostre zone c'è una cadenza francese che a quanto pare è rimasta, perché si vede che questo vino gli era piaciuto così tanto da lasciarci le radici per parecchie centinaia di anni. Ma questo è un dettaglio in più. Ma torniamo a noi. Allora, quando Zeno comincia a raccontarmi queste storie, capisco che effettivamente si può attingere a un sacco di materiale buono, ma ancora questa cantina non aveva un nome. In teoria Zeno e la sua famiglia avrebbero giustamente voluto chiamarla Avenanti, è un bel nome, è un nome riconosciuto nella zona, che aveva un bel sound anche dal punto di vista visivo e grafico. Sì, musicale proprio. Ma parlando, diciamo, con i signori lì del paese, ho riscoperto che Frate Rosa è stata anche molto importante prima dell'arrivo della plastica per il fatto che si producevano accessori in argilla. Okay? Cioè Frate Rosa era un centro molto importante in cui si producevano le brocche, le pentole, le padelle, cioè tutto quello che era argilla, che portava vino, acqua, si cucinavano cose e via dicendo. Talmente importante che in epoche recenti anche artisti famosi, anche qui della zona, Bucci, Dolcini, fecero delle ricerche e perfezionarono questa cosa. Sapete che da noi spesso capita che ciò che era artigianale diventa poi artistico quando non è più d'uso quotidiano, è vero. Che è un aspetto che un po' fa dolcezza e un po' fa tristezza allo stesso tempo. Fatto sta che scopro che Frate Rosa è famosa perché ha un'argilla ottima per fare queste stoviglie. Parlando però con un contadino che stava lavorando la terra, quindi cosa vuol dire a volte fare delle ricerche non usando Google sul campo, okay? Sì. Questo signore, parlando della terracotta, dell'argilla, non diceva mai argilla, diceva sempre la terra cruda. Qui c'è una buona terra cruda, qui c'è una buona terra cruda. A me questo terra cruda mi è rimasto, perché poi nel parlato si dice terracotta quando viene... Vero. Allora ho proposto a Zeno e alla sua famiglia di chiamare la cantina terra cruda. Lì per lì questa cosa li imbarazzò un attimo. Poi capirono che effettivamente questo nome aveva un potere evocativo grandissimo. Vero. E decisero di avallare questa mia proposta, e effettivamente la cantina poi è diventata terra cruda. Ogni vino della cantina oggi ha il nome o di una delle stoviglie in terra cotta che si producevano a Frate Rosa, o di uno dei luoghi che siamo andati a visitare quel giorno per capire dove stavamo. Quindi se doveste passare per Frate Rosa, io personalmente vi consiglio il Campo d'Archi, che è un vino buonissimo, e se lo bevete mentre pensate a quello che ci è successo sopra, diventa totale. Non lo bevete prima di dovervi legare a vostro fratello in una battaglia mondiale. Esatto, se avete un impegno, diciamo, stringente, ecco, magari lasciate perdere per non ripercorrere le orme di Asdrubale all'epoca. Esatto. Bella storia, terra cruda, buon vino e ossa d'elefante. Salutaci tanto Zeno e la sua famiglia quando hai modo. Saranno all'ascolto e li salutiamo subito. Un grande abbraccio a tutti.